Cambiamo per un attimo argomento, l'avevamo detto in apertura, a Pisa è stato inventato e sperimentato il dito bionico che restituisce il tatto anche agli amputati. Vediamo come funziona nel servizio di Giulia Baldi. La mano bionica acquisisce il senso del tatto, la percezione delle superfici lisce o rugose. È la nuova meta raggiunta dall'Istituto di Biorobotica della Scuola Sant'Anna di Pisa in collaborazione con l'École Polytechnique Fédérale di Losanna in Svizzera. Per la prima volta al mondo una persona amputata, il danese Dennis Abo Sørensen, ha riconosciuto nei dettagli alcuni oggetti utilizzando un dito bionico con all'interno dei microsensori al silicio, sensori capaci di generare segnali elettrici convertiti in impulsi neurali e inviati al sistema nervoso attraverso elettrodi inseriti chirurgicamente nei nervi del braccio. Ho ritrovato il tatto perduto, ha detto Sørensen alla fine. La neuroprotesi bionica restituisce il tatto agli amputati, ma potrebbe essere utile anche a chi il tatto ce l'ha. Potrebbe avere ulteriori applicazioni. Stiamo lavorando in altre applicazioni come la robotica per la chirurgia e quindi permetteremo ai robot chirurgici di dare il senso del tatto all'operatore che controlla il robot o anche a robot di soccorso o robot per le lavorazioni di precisione in contesti industriali.